Nel carcere milanese di Opera, il faccendiere Piero Daccò viene interrogato dai magistrati sui suoi rapporti con il presidente lombardo Roberto Formigoni. Signor Daccò, può spiegarci l'origine di questa fattura da 100.000 euro? È un volo per San Martin. A bordo c'eravamo io, mia moglie, Alberto Perego e Roberto Formigoni. Alberto Perego è il convivente di Roberto Formigoni. I due fanno parte dei Memores Domini, l'associazione cielina i cui membri vivono e predicano i valori della povertà e della castità. Daccò e Formigoni erano in rapporti di amicizia. So che Daccò e Antonio Simone ospitavano spesso il presidente sulle loro barche, facevano le vacanze insieme. In particolare ricordo alcune vacanze a San Martin e a pagare era Daccò. Questo è l'estratto conto di una delle carte di credito di Daccò. Con questa carta, il 27 novembre 2008, risulta pagato un volo a nome di Formigoni Roberto. Partenza il 27 dicembre 2008 da Milano Malpensa a Parigi Charles de Gaulle. Costo 4.080 euro. E risulta anche un viaggio pagato a Formigoni e al suo segretario Alberto Perego, valore oltre 8.000 euro. Ma che ruolo svolgeva Daccò? Direi un'attività di consulenza, nel senso che risolveva problemi relativi a rimborsi e finanziamenti che gli enti facevano fatica ad ottenere dalla Regione Lombardia. Tale attività, più che su competenze specifiche, si fondava su relazioni personali e professionali che lo stesso Daccò aveva all'interno della Regione.